Allora, beh, insomma, abbiamo Roberto D'Agostino, Marco Giallini, Carlo Verdone e il mitico Marozzi che... E Claudio. C'è Claudio Gregori, esperto di rock a Roma proprio, rock a Roma, ha scritto un libro sul rock a Roma. Beh, che momenti, no? Vissuti poi alcuni di questi. Li ho visti tutti, tranne quello dei Genesis. Anche i Beatles. Anche i Beatles. C'era quello dei Beatles. Quello dei Beatles c'ero, che finì in anticipo, perché uno dalla platea prese la rincorsa, salì sul palco e rubò il cappello a John Lennon. Si spaventarono, buttarono gli strumenti per terra e scapparono via. E quello dietro di me, che stava dietro... Nella cosa del come si chiama nel palco, disse: oh, c'è niente da fare, c'è sempre il solito stronzo che rovina tutto. Butta la sigaretta per terra. È finito dopo 38 minuti. Il concerto dopo 38 minuti è finito. No, noi abbiamo, gli abbiamo urlato: a stronzo! Perché ci ha rovinato tutto. No, va detto anche una cosa: che Roma, rispetto a Milano. Roma c'erano quattro gatti all'Adriano. Ma dai, non era manco Piano di Cielo. Io ho accompagnato da mia zia, perché erano considerati con tutti terroristi. Non era granché pieno. Ammazza. Aspetta, non era granché pieno. E poi la cosa era che era questi qua, io ad esempio, che avevo visto un po' quello che era rock, Jerry Lee Lewis, io rimasi un po' deluso, perché questi cantavano la canzone e facevano l'inchino. Cioè, io dico, ma che cazzo di rock è? No, erano baronetti. E inchino. Baronetti fanno inchino. Fanno inchino. Fanno una canzone, cantavano le canzoni. Poi c'è inchino. Ma c'erano c'erano un completo nero, mica stanno vestiti come te. Appunto, erano proprio infatti noi all'epoca eravamo molto più legati alla radice rock, che era quella di Rolling Stones, e loro erano considerati un po' così. Era come Bartali e Co. No, quelli erano tutti di giusto sto cappelletto che ogni tanto faceva, che poi noi tutti andavamo a Via Sani a comprarsi il cappelletto di Beatles, perché era all'epoca c'avevo pure i capelli, però servirebbe ancora quel cappelletto, perché era molto fantastico. Comunque a Milano era veramente la città più rock d'Italia, infatti a Milano suonarono in uno stadio al Vigore, e quindi lì invece qui stava dentro l'Adriano praticamente. Quella sera c'era anche Anna Magnani. Anna Magnani che arrivò col figlio e guardava l'atmosfera in maniera schifata. Mentre questi suonavano, guardava su in alto e diceva: ma chi sono questi stronzi che stanno qua? Vedevo proprio la vecchia romana che odiava. Beh, però era andata per un fenomeno di costume. Ce l'avevo là, ce l'avevo sì, davanti. Non dicevano quella parola che non voglio ripetere, stronzi, perché dicevano: guarda sti froci. Perché all'epoca il capello un po' lungo era proprio... l'omofobia era niente. Quella che oggi dicono l'omofobia. All'epoca bastava un ricciolo, già che ti dicevano perché hai lasciato la minigonna a casa. Quindi era un problema fondamentale, che noi nel 65 eravamo considerati dei deviati. Jimi Hendrix è stato due giorni... io in particolar modo sono stato fortunato perché... ho avuto modo di portarlo in giro, eccetera, eccetera. Poi siamo andati al Thailand. Eccetera, eccetera. Poi io gli rimediamo. Con le ragazze. Qualche ragazza glielo rimediamo. Qualche groupies che c'era. Ma quante gliele rimediate? La prima sera tre, la seconda sera una. Che è proprio crollato. Che è quella che ci ho fatto il giro notturno fino alle 6 di mattina. E lui dove si voleva comprare la casa? A Piazza de Spagna, là sopra. No, mi ha detto al Colosseo. Cominciamo a dire cose. E vabbè, che Jimmy a casa al Colosseo? Mi ha detto, vede il Colosseo e dice: Albertino, tu mi hai detto, voglio comprarmi una casa qua. A Villa Medici, l'avevo portato dentro a Villa Medici. Poi sono una torpigliatana, io però so che l'ha presa a torpigliatana. No, lui mi ha detto, voleva comprarsi una casa a Roma, perché l'avevo portato dentro a Villa Medici. Sono 10 anni, mi dice, davanti al Colosseo, sono stati a diventare... Sì, oggi Pietrix è scemo, vuole comprare a casa dentro al Colosseo. Dove dormivi anche tu, no? Ma l'ha presa più perché c'aveva le finestre. C'era la voglia. Comunque. Ma che ti ha detto È stata una grande serata. Perché non mettono le finestre al Colosseo? Tanto a un certo punto, mentre eravamo al locale la seconda sera, ma a un certo punto voleva suonare e mi ha detto, visto che Mitch e Noel erano strafatti, avevano bevuto troppo più che altro, e qualche canna. E niente, allora a un certo punto dice: andiamo a suonare come hanno fatto la sera prima, e loro non gli andavano. Allora mi ha detto a me: dice, te vado, fate una session. E io ho detto: vabbè.
ho chiamato, me, c'era il bassista dei folk che stava lì, e gli ho bellissimo. Detto, senti, te fate, fate una session con Jimmy, questo cagato sotto proprio peggio di me. Siamo andati, abbiamo cominciato così, siamo fatti... E qual è la particolarità? Che la chitarra era... No, la sera prima aveva suonato con la chitarra di un destro. Ecco. L'ha riortata. Perché lui era mancino. Lui era mancino. E quindi suonava la chitarra a contrario. Quindi due volte hai suonato con Jimmy. No, la prima sera ha suonato con la band sua, con Mitch e Noel. La seconda sera invece quelli non gli andava. E me l'ha detta a me, oh, che devo fare? E tu? E io ci ho suonato, che devo fare? Suonava bene Marozzi? Beh, mi ha fatto i complimenti, mi ha fatto una dedica. Tieni per tempo. Ah. Beh, te pare poco. Te pare poco. Un batterista del tempo. Pink Floyd, invece a quello di Pink Floyd c'è stato qualcuno al concerto? Io. È successo un casino, perché la grandezza di Pink Floyd erano le luci psichedeliche. Quel giorno ci fu lo sciopero degli elettricisti. Quindi, luci accese, a luci aperte, i Pink Floyd... che fanno un concerto di musica psichedelica. Tristissimo. Senza le luci, senza il fumo, non era niente. Allora tutti quanti, nessuno li guardava, tutti a farsi le canne, quei cartocci con dentro, sai, quelli del pane. E avevano loro una cosa... Loro proiettavano, dietro a loro mentre suonavano, proiettavano su uno schermo delle diapositive che erano fatte, erano liquide, no, erano liquide, c'era proprio un tecnico che tra i due vetrini faceva colare del liquido colorato, e quindi si vedevano, dietro loro, si vedono questa immagine che si muoveva. Vorrei raccontare una Mario cosa. Barba il giorno dopo gli ha fregata, hanno fatto il concerto, hanno fatto il concerto senza bella, la macchinetta delle diapositive. Allora, Mario Barba, detto Barabba, era il custode. Il custode del Piper, e quando arrivano i Pink Floyd nel 65 portano sul palco una macchinetta che noi non avevamo mai visto, che si chiamava pedale wah wah, un effetto, wow, di liquido del suono perfetto. Mi ha chiesto che cazzo è sta roba, mai vista. Ma mentre il bassista Roger Waters, che era strafatto, no de porchetto, ma poi ho strafatto, stavo con gli occhi chiusi e mezzo scemo tutto così, che stavo lì, a un certo punto Barabba arriva lì, prende questo, tanto che lo dormiva sotto l'effetto, prende il pedale e se lo porta via. Quando arriva il momento del pedale si vede Ward che cercava questo piede e il pedale non lo trovava. Ma tra l'altro, ma che stai a ammazzare le formiche? Ma che sta a fare? Cercare il baccherò? L'hanno fregato tutto. E un altro gruppo, mentre stava a suonare, il sassofonista stava a fare la solo, gli hanno fregato il microfono. Quello mentre stava a fare la solo, a un certo punto c'era Farnetti, il tecnico, che il cantante gli faceva. Alza il volume, perché a un certo punto è andato a vedere Peppe, è sceso, c'aveva il cavo a pendoloni, hanno fregato il microfono mentre stava a fare la no, solo. No, c'era una Roma coatta, anche all'epoca. Perché io mi ricordo una cosa pietosa, dove un gruppo rock molto importante all'epoca, i Cannadit, furono letteralmente distrutti. Furono distrutti. Allora, si fecero attendere 20 minuti, al Teatro Olimpico, io c'ero, stavo in galleria, non se ne poteva più, da fuori, fuori, finalmente entrano. A un certo punto prendono le cose, tutto il pubblico... A un certo punto entra il cantante, che era tre volte la Soralella. Grosso così. Inizia, fa... Uno dall'altro gli fa... Fatta un'altra ceriola! A quel punto è esploso il Teatro Olimpico! Non hanno attaccato più, sono dovuti fermare perché il pubblico rideva. È stata la cosa più bella del mondo. Fatta un'altra ceriola! Proprio quello in grande, sta fatta. Questo era rock! Roma Covatta era anche quando arrivò improvvisamente al Palazzo dello Sport Isaac Hayes, che fece Shaft, queste cose qua. Lui pensava di stare tra, come dice quello, tra il sangue negro. No, pensava invece a Roma, siamo tutti quatti. Lui si presenta a torso nudo, era pure un bel negrone, con tutte le catene. Esatto. Tipo Jumax. Però vedono tutte queste catene, c'è. Lui comincia lì a fare con la musica tutta sola, la roba così. Cosa che fa lui? Sta uno si alza dalla platea e fa: oh, ma dove vai al Terminillo?
c'entrava cavolo. Io ricordo l'ultimo concerto di Frank Zappa, mi ricordo che eravamo io, te e Arbore a Testaccio, al Mattatoio. Io pure lì. Il finale, alla fine del concerto, Arbore dice: andiamo a salutare il grande Frank Zappa, andiamo a salutarlo. Siamo andati, stava Poraccio a torso nudo, non gli avevano portato il cestino. Quindi erano tutti arrabbiati neri che hanno fatto 2 ore in mezzo alla polvere, suonava tutta una cosa da soli, era niente fiati, solo chitarre. E lui col pane e prosciutto... Sembrava un disgraziato. Sembrava un miserabile che cercava... Poveraccio, incazzato nero che dava calcio alle sedie perché non erano arrivati in tempo i cestini per... Infatti aveva fatto gruppo. Un disco doppio dove c'era scritto Palermo, Roma... No, odiava l'Italia. Odiava, ha detto... Però abbiamo adesso un filmato di eventi rock, fine anni 70, primi anni 80, sempre a Roma. Mi piace molto quella chioma che c'hai, sai, molto... Veronica Lake. Veronica... Marco, qua entriamo in un periodo in cui anche tu ti sei visto... Sì. No, ma io quando ero più piccolo, diciamo, avendo due fratelli poco più grandi, in realtà, non è che stiamo parlando di vecchi. Perché hai guardato a me? E, insomma, fratelli più grandi, la musica girava dentro casa a livelli, ecco, Genesis poco, erano poco prog i miei amici, però Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk Railroad, Mountain, The Who, ricchi e poveri, Scotty Walker Brothers, grandissima. Insomma, mio fratello era molto NC5, Stooges, Iggy Pop, insomma, molta roba. Iggy Pop pure grandioso. Poi dopo, quando ho cominciato a crescere, ecco, i Ramones l'ho visti anch'io a Castel Sant'Angelo, mentre i Kiss, quel concerto lì, io ero a Genova, li ho visti a Genova, da spalla gli facevano gli Iron Maiden appena... Che ebbero un grande successo facendo da spalla poi ai Kiss. No, in realtà c'era uno vicino a me che diceva: questi si rimagnano, sai quelli che dicono? No, perché gli Iron Maiden suonavano veramente bene, alla batteria c'era Clive Barr, ex Jethro Tull. I Kiss erano una gran carnevalata. Ecco, non sono d'accordo però con il mio amico Carlo. Però alcuni la pensano così, sì. Cioè, ci sono due scuole di pensiero. Sì, molti c'erano dicono, erano bravi. Gruppi di Seattle, Grunge, eccetera, Alice in Chains, questi che prima dicevano tutti che era una carnevalata. A un certo punto pure Kurt Cobain, eccetera, si mettevano le magliette dei Kiss e i Kiss sono sdoganati. Sono stati... Ma gli anni... 80 erano diversi però, no? Come sì, a me non piacevano tanto in realtà. Però dei gruppi a me sono i Police, ancora io sono ritornato, i primi però... due erano ottimi, i Police erano ottimi, io sono ritornato al Palaeuro al concerto 77, dei Police, dopo 70, poi era fantastico. I Police è stato il mio gruppo rock degli anni 80. Sono d'accordo che hanno cambiato, era un fenomeno di costume, è andato Blanco o tanto Samore, i Police a Modena, andiamo io e Zaccagnini a sentire i Police a Modena, no? E purtroppo i spettatori l'avano confusi con un gruppo punk. Allora il gruppo punk veniva accolto non dagli applausi ma dagli sputi. Dai sputi. Allora si sputavano. Quel fighetto con i capelli tinti, là, come si chiama il cantante? Sting. Quando si vede arrivare una bella raffica di saliva. Stop the concert. Ferma. Ci basta, io non vado. Smettetela, se n'è andato. Alla fine ho detto, guarda, qui andava a fuoco il palasport di Modena. Alla fine è tornato, ma tutti sedati, perché lui non era... L'unica innovazione vera, secondo me, degli anni Ottanta sono stati i Japan di David Sylvia. Anche, sì. Japan. A Beggio Division, io me li dicevo. Io sono a favore della Disco Music. Cocteau Twins. Per me Moroder, tutti quelli grandi produttori di Disco Music hanno cambiato a me. Quello degli Chic, Nile Rodgers, io mi inginocchio. Però stiamo parlando degli anni 70, non sono 80. No, ma infatti fine anni 70 e primi anni 80. Ma è differente. Gli anni 80 è cominciato lo scempio della musica e dell'arte in generale. La Disco Music. Disco Music, io in America. La Disco Music nasce nel 74. La Disco Music era considerata la musica dei neri. In Italia è la musica dei fascisti. Ma come, in America tutti i neri la fanno? Però qui dice no, ma che è un po' fascista. E beh, sempre neri sono comunque. Però neri. Bella questa, grande. Bravo. Ma perché grande. È tutto questo rock, no? Ecco, non ha prodotto poi un vero cinema rock, cioè forte. Che c'è cultura rock.
Un cinema piccolo borghese alla fine. Ce l'avevamo avuto, i film Gualbano con Mino Reitano. Prima, questo va bene. Con quella la nostra cosa. Lì c'è Toni, quelli sono stati Gianni Morandi. Lillo! Scusa, allora io ho scritto. No, una cosa importante, una cosa l'allo. Proprio parlando di rock, del cinema rock, che l'unico, gli unici film rock che abbiamo avuto in Italia sono quelli di Albano. L'ha appena detto. No, però sì, però se devi intervenire di qualcosa di tuo, perché sennò altrimenti è un concetto che l'abbiamo già sentito sto concetto. Ah, scusate, prego, scusate. Dicevi, scusa, scusate. Ho l'impressione che l'unico film che abbia reso veramente omaggio a una grande icona sia stato un mio film. Beh, maledetto il giorno che ti ho incontrato, dove ebbi la fortuna, prima che arrivasse la sorella, di utilizzare la bellezza di 6 o 7 brani di Hendrix. Ma tu sei pagando un grande di 8 milioni, 9 milioni, 10 milioni. Oggi non basterebbero 150. Però non è un film di cultura rock. Beh, Zabriskie Point. Però. Fare un film rock significa montarlo, scriverlo in una certa maniera. Non è un film rock. È molto. Beh, Sorrentino ha fatto un film. Sorrentino ha fatto un film rock. Ha fatto un film rock con Sean Penn. Squale. Madonna, mia, quello è uno schiaffo. Quello con Sean Penn. Scusate, fate spazio a Scimemi che ha sempre delle chicche fantastiche, lui è un vero collezionista. No, io ho portato per Roberto la preedizione di Yesterday. No, ma non te lo do, fallo vedere con suo Fernandino. E poi, dunque, volevo parlare con Carlo, ho portato una fotobusta di Troppo Forte. Bello. Guardate bene il sedere di lei. Sì. Che è l'icona. È la cosa più interessante. È un'icona. Sì. Guarda, di chi è? Di chi è? Non me lo ricordo il nome della fisica. Senti una cosa, guarda, qua su, ti volevo chiedere Carlo, qua su questa fotobusta c'è un adesivo nero che è stato cancellato qualcosa, che cosa? Il nome del direttore della fotografia. Chi è? No, Danilo Desideri. No, Danilo Desideri. Chi è? Chi è? Il mistero del... Bene, su questo mistero faccio vedere un altro c'è piccolo... Messo un altro io piccolo. Ce l'ho messo. No, oh, sta qua, c'è un adesivo, c'è. Carlo, sta qua, questo è proprio originale. L'ho pure preso. Che? No, cioè, tu l'hai trovata, l'hai comprata con questo scosso? Sì, sì, non si sa. Vabbè. E poi guarda, a proposito di Beatles mania, tu, voi dicevate non c'è, io ho trovato i soldatini dei Beatles. Sì, vabbè, questo Beatles mania, era l'Amy Robert. Guarda. I soldatini dei Beatles, pazzesco. Questo è del periodo proprio di quando vennero alla Triano. Sì, e ci sono Beatlemania, tieni. Ah, Ringo, George, sì, John e Paul. Ma questi sì. I regali? No. No, grazie, vabbè. In realtà quindi non abbiamo prodotto un grande cinema rock. Niente, zero. Perché l'Italia non c'è la letteratura. L'Italia ancora con gli spaghetti, la pizza, il sole. Ma quale rock? Il rock non appartiene all'Italia. L'italiano non è rock. Però ce l'abbiamo noi. Non esiste il rock. L'Italia... Lo apprezziamo, il rock è un'altra cosa. Ma non lo sappiamo vivere. Noi l'abbiamo consumato, l'abbiamo sentito, abbiamo visto i concerti. Alberto, ma il rock è un'altra cosa. Ci sono dei gruppi rock in Italia. Anche bravi. E dimmene uno. Ci sono. Chi sono? Io lo riconosco. Stanno sotto l'adesivo, come lo Ma chi? Sotto, stanno sotto l'adesivo. E lì salutiamo, salutiamo Roberto D'Agostino, Marco Giallini, Carlo Verdone, Marocchi. E andiamoci a sentire il Franzister a proposito di rock, rock cibernetico, dance tronic, una roba sperimentale. Molto